Già le ultime robe sulle piastrelle spaccate, incise con i corpi, le donne erano molto più interessanti perché più sperimentali. Era una figata, cioè il fatto che siano aperte così e gratuite e disposte a tutto, anche a me con una birra direi che è una figata. Che è un po' comunque assurdo che per come sia la città di Genova, che comunque i vicoli sono una realtà vera della vita, nel senso, cioè, è strano che non si pensi ancora un minimo come integrare al meglio sta roba per i giovani, ma giovani che di tutte le provenienze. Ne devo scoprire certe robe. Non sapevo che all'interno del vicolo, questo posto che abbiamo visto, ci fosse una permanente con dei quadri in vendita di Luzzati, fichissimi, mai visti. Qua mi è piaciuta, non sono un fanatico dell'arte astratta, mi piaceva che è l'ho trovata un'arte astratta molto fedele un po' ai nostri tempi. Comunque un sacco di robe mi ricordavano dei glitch di televisori, computer che si rompono quando spacchi qualcosa, e le crepe del computer che hanno sti colori diversi, e boh, tutto sommato fico. Non ne sono un fanatico, ma però da in Piazza Cattaneo, un'altra piazza dove molti giovani si ritrovano, e oggi c'è la possibilità di avere le gallerie aperte, che non è male. Questa serata qua è una figata. Sono alcuni eventi che, cioè, queste cose dimostrano che un posto tipo Genova, i vicoli di Genova, se fossero considerati non solo nella loro comunità turistica, perché comunque è un insieme di fenomeni turistici, ma anche nella sua comunità artistica, avrebbe un potenziale enorme. Questa galleria l'ho già sempre vista.
molto ben piazzata, nel senso, ha un sacco di non mi fichi, non mi già visti. È una bella opportunità averceli qui aperti e quant'altro. A me è piaciuta la roba che c'era dentro, altre robe un po' meno. C'è tutta un'altra parte su Tom Porta, sembra che si chiami. Un artista, suppongo, orientale, perché ha fatto robe tematiche dell'Oriente. Però boh, penso che la parte più interessante di tutto ciò sia questo. L'avere due gallerie che comunicano tra loro con quest'atrio dei palazzi genovesi vale, penso, tutto il motivo per cui passare qua. In più poi ti guardi due quadri, se ti piacciono bene, se non ti piacciono bene comunque. Seguiamo la dama. Come nasce l'idea? Come l'hai sviluppata? Allora, l'idea nasce da una mia riflessione su ciò che mi ha infastidito durante il periodo pandemico. Ho cercato un po' di soffermarmi sui termini bellici che sono stati abusati in questo periodo. Aiutare il pubblico, diciamo, a riflettere su nuove terminologie, su nuovi linguaggi e su nuove visioni anche. Allora, questo di Nostos è un progetto che nasce insieme a 17 artisti che hanno lavorato da gennaio in videoconferenza. Ci siamo incontrati a distanza, no? Quindi ognuno ha portato il proprio contributo, sia personale sia che da artista. Nostos è un termine greco che vuol dire appunto ritorno, e abbiamo cercato appunto di enucleare diversi tempi su appunto questo sentimento, che è quello che ci spinge a un certo punto a voler interrompere il viaggio e ritornare a casa. È una realtà quella a cui torniamo sicuramente cambiata, e l'arte ci sta aiutando anche a capire come e come incidere su una diversa realtà.